Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Giochi Retro e Giochi Arcade. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Quello che vi porto oggi è un gioco molto particolare per me, soprattutto la sua storia. Questo gioco lo lascia su un vecchio CD un ex fidanzato di mia sorella e mi ricordo che con questo gioco veramente ci ho passato un sacco di ore e ho pensato, beh, perché non portarlo sul canale? Fortunatamente c'è la compatibilità con il controller. Questo gioco è un semplice platform con i personaggi di South Park, ma nonostante tutto, io me lo ricordo come se fosse ieri. Questo gioco mi ci ha divertito veramente tanto e da bambino facevo, ammetto, fatica a completarlo, ma hey, da bambino quali giochi sono facili da completare per noi? Come potete vedere, questo gioco appunto è molto semplice nelle meccaniche, è un vero platform con alcune zone segrete, come avete potuto appena vedere, che bisogna cercare per trovare i... non mi ricordo come si chiamano, aspetta, i Cheesy Puff si chiamavano, santo cielo. Sono passati anni da quando guardavo le puntate su MTV e su Italia 1 di South Park. Su Italia 1, tra l'altro, l'hanno smesse di fare per un semplice fattore: troppo volgare, certo. Arriviamo a oggi e vediamo che cosa c'è di volgare sulla TV. Certo, c'hai ragione, Carman. Beccati questo. Mamma mia. E tra l'altro, questo gioco, appunto, veramente ci ho giocato per non so quante ore da bambino. E ancora adesso, a ripensare questo gioco, non mi dispiace il tempo che ci ho passato su, perché veramente questo gioco ti porta a certe cose che ti fanno dire wow. Soprattutto quando sei un bambino negli anni 90-2000 e ti trovi a giocare a queste cose e dici che cosa mai sto vivendo? Che cos'è questa? È la vita vera? E ci sono anche 4 tipi di armi. Solo che le bastonate effettivamente contro i nemici base sono un filino più efficaci. Contro altri nemici, fucili o tutte le altre armi da fuoco che più avanti troveremo, saranno molto più efficaci. O ad esempio il lanciafiamme, come in tanti altri giochi, fa schifo. Invece in questo ha il suo perché di esserci. Ovviamente le spine sono insta-kill per noi, quindi dobbiamo fare attenzioni. Come in tanti altri giochi, ad esempio in Mario, avere 100 Cheesy Puff ci fornisce una vita extra. Ammetto di in questo momento non ricordarmi dove sono tutti i portali segreti, ma cerchiamo di scoprirli assieme. Certo, come ho detto prima, le mazzate sono più efficaci contro certi nemici piuttosto che sprecare proiettili. Ad esempio, però, ecco fatto. Io mi ricordo che qua sotto c'era qualcuno. Lo sapevo che eri qua. Mamma mia. Questo personaggio è, madonna, molto vecchio e probabilmente pochi se lo ricordano, chi guarda adesso South Park, ma se lo seguite, non dico dagli inizi, ma da molto tempo, anche quel personaggio vi ricorderà qualcosa. E per chi se lo sta chiedendo, effettivamente ho messo la facecam per... il bazooka. Per riempire un po' il silenzio lasciato da questo gioco, che per carità in realtà è anche bello di per sé il silenzio, perché... aspetta, 1, 2... mi permette di gestire io i volumi e di mettere eventualmente una canzone che voglio io, ma probabilmente non lo so. Stavo per dire probabilmente ne metterò una riferita a South Park, ma effettivamente prima di montare un video non so mai cosa realizzerò. Aspetta. Mister Ed. Che tra l'altro in italiano
Le prime versioni, quelle della Mediaset, lo chiamavano Mr. Cilindro ed era un nome abbastanza carino, effettivamente fedele con quello che è. Attenzione che questo mi crepa. Ecco qua. Che c'ho giusto un colpo. C'ho giusto un colpo. Mamma mia, stavo per beccarmi le spine in testa. E chissà, riusciremo. Io, ecco, c'è una cosa che da bambino non ho mai capito e ancora adesso me lo sto chiedendo. Questo CD cosa ci fa qua? Non l'ho mai capito, neanche adesso lo capirò. E probabilmente se andassi a cercare online, probabilmente non troverei niente e la gente mi direbbe: ma che cazzo sta dicendo questo tizio qua? E merda, mi è caduta la scimmia con quattro culi in testa. Suonerà anche strano probabilmente per alcuni sentire dire cose tipo scimmia, quattro culi. Merda. Allora, facciamo attenzione. Ecco qua. E che stavo cercando di capire dove dovessi girarmi. Eccola qua, la cura, per fortuna. E tra l'altro questo gioco comunque ha delle boss fight, incredibilmente. Qualcuno non ci crederebbe neanche, io sì. E da bambino già la prima boss fight per me era veramente tosta. Allora, 1, 2. La prima boss fight di questo gioco già da bambino per me, i cinesi, ah, era molto difficile perché non riuscivo a gestirli alcuni boss. Aspetta, vai. Bravo. Che tra l'altro, se vi chiedete anche questo, perché ci sono i tacchini, anche questo fa parte della storia di South Park. Tanti proiettili ce li abbiamo. Usiamoli, no? Anche se fanno meno male. Fanno molto meno male che un'ammazzata in fronte. E la cosa è incredibile. Noi ne abusiamo perché i proiettili li abbiamo, fortunatamente. Bravo, bravo, parla. Parla e fatti ammazzare. Bravo. Allora, iniziamo facendo questo. Via il cinese. Via i blocchetti. Ammazziamo il tipo. E via tutti i tacchini. Ora giochiamo con un attimo di attenzione. Stavo giusto pensando di dire: riusciremo a fare tutto quanto il gameplay senza morire? No, no. Neanche da adulto riesco a non morire in questo gioco. Ma non è perché è difficile o altro, proprio perché sono io stupido che mi faccio ammazzare. Lo sapevo. Adesso ne arriva un altro. Adesso ne arriva un altro. Vai. La semplicità di tutto ciò. Aspetta. 1, 2. Dai. Ok, era esattamente questo che volevo ottenere. Ulla, attenzione che scivola. Ecco qua, aspettiamo che quello si muova. Che tra l'altro mai ci avrei pensato a cercarla, ma cercando un attimo qualche gameplay di questo titolo, ho visto che una persona l'ha speedrunnato in tipo meno di 4 minuti. E io anche adesso, volendoci provare, non ci riuscirei mai. Un po' perché non ho forse quello spirito da speedrunner, nel senso, io un gioco me lo godo fino alla fine, anche se l'ho già giocato, se l'ho già finito, queste cose qua non influenzano sul mio, si può dire, giudizio o sul mio gameplay, volendo. Perché se gioco un gioco, mi piace giocarlo a modo mio, che sia giocarlo veloce, appunto, magari, non lo so, ho appena detto che appunto le speedrun io non le faccio, ma metti caso, rompi quel blocco, che un gioco effettivamente mi posso permettere di speedrunnarlo, merda, mi posso permetterlo di fare, io lo faccio, ma deve essere un gioco che effettivamente conosco alla meraviglia. Che tra l'altro, questi bambini che stiamo menando sono anche compagni, non di classe, ma di scuola di Eric e degli altri. Ma che tra l'altro stavano antipatici
a tutti. E per un certo periodo anche nel cartone li hanno anche tolti. Oh, eccoci, siamo già alla prima boss fight. Li avevano anche tolti dal cartone. Dove sei? You're a stinky dry up stupid turd, got it? You're a stinky sì, dry sì, up certo. Stupid turd, got it? La stronza resiste al knockback. Dove sei? Bastarda? Dai! Il fatto che non ci sia musica in questo gioco mi urta. Pensavo non ci sarebbe arrivata. Tu. We saved the day. We saved the day. Quanti livelli erano? Chi si ricorda? Mi sa 8 oppure 9. Ed eccolo qua. Il V-Chip. È tipo l'arma migliore di questo gioco. E è una cosa che appare solo una volta nella serie. E sinceramente poi non ne parlano più. Perché è una cosa che appare solo nel film di South Park. È potentissimo, sì. E la sua storia è bellissima, cioè nel senso, se non avete mai visto, mamma mia, se non avete mai visto il film di South Park e non siete tanto fighette da farvi impressionare da un po' di parolacce, credetemi, io ve lo consiglio questo, il film. Bastardi? Ve lo consiglio il film perché è, non dico un classico del mio tempo, perché effettivamente non sono così vecchio, ma sinceramente anche oggi secondo me sarebbe un film abbastanza godibile. Magari uno può dire per le animazioni fa un po' cagare, vi posso anche dare in parte ragione, ma ehi, se non siete di quel tipo di persone che giudica un film o un gioco dalla grafica o dalle animazioni, lo sapevo che saresti morto. Questo film fa per voi. Allora, aspetta. Perfetto. Mi ha fatto molto ridere la cosa. Allora, non, io mi ricordo che anche in queste zone c'era un altro portale segreto, ma ancora non l'abbiamo trovato. Il che mi fa pensare, non è che ne ho persi altri? Effettivamente è passato una bella era da quando giocavo a questo gioco. Ecco qua, allora, aspetta. E muoviti da lì che devo passare. Che tra l'altro, il ragazzo che vi dicevo prima, quello che ha fatto la speedrun di questo gioco, si faceva colpire apposta per avere i frame di invincibilità, ma soprattutto per poter... Eccolo lì, credo che sia qua il passaggio segreto. Per poter muoversi il più in fretta possibile. Dove è andato? Allora, lì c'è una cura. E sono abbastanza sicuro che un portale sia qui. Sono abbastanza certo di quello che sto dicendo. Ma scendi di qua che ho paura che ci siano delle spine da qualche parte che io magari non vedo. Ecco qua, vucippiamo tutti quanti. Che adesso che ci penso, da bambino effettivamente non ci ho mai pensato, ma vucip credo che stia come abbreviazione di Vulgar Chip, perché appunto questo chip era stato impiantato in Eric perché è troppo volgare, e questo chip doveva semplicemente dargli una piccola eccolo lì, una piccola scossettina per farlo smettere di essere volgare. Io come arrivo là sopra? Non mi ricordo, come ci arrivo? Oh cavolo. Sapevo che c'era il portale, ma... Ecco fatto. Era più semplice di quanto non fosse. Ah, eccolo qua. Questo è il mondo in cui devi solo cadere. E basta. Non succede nient'altro. Ma io mi ricordo che c'era un mondo pieno di scimmie. Potevano mettercelo un piccolo passaggio segreto o qualcosa lì in fondo. Io mi ricordo che c'era un mondo segreto simile a questo qua, ma pieno di scimmie. Ma
donna. Ottenere il V-Chip ti fa vita semplice contro le ordate di nemici. Quick game for daddy, it's having me poker. Ecco qua. Però, giusto per amor di causa, cambiamo anche un paio di armi, perché sennò usiamo solo il V-Chip. Livello 7. Ah, abbiamo tolto la pavimentazione stradale per tornare sulla pavimentazione terrosa di Minecraft. Ottimo. Quanto è lungo? Quanto è lungo? Scusami, non l'avevo appena preso quello? Vabbè, meglio. Oh, attenzione. Chissà se c'è qualcosa da questo lato, ma detto sinceramente, non mi va neanche di provare a scoprirlo. Il V-Chip veramente è l'arma migliore di questo gioco. E ora che ci penso, chissà se in qualche altro gioco qualche fan di Bastardi di South Park l'ha mai implementato in qualche altro gioco. Sarebbe una cosa carina. No, non c'è nulla da questo lato. Boh, quella molla. Quella molla era un po' lì. Giusto per. Ogni tanto Cartman ovviamente fa delle citazioni volute del cartone. In questo momento ha fatto una battuta che preferisco non dire sulla mamma di Kyle. Ovviamente basterebbe dire che si scherza, però preferisco evitarmi problematiche tratte da questo gioco, quindi me ne starò zitto. Oddio, da bambino quanto mi divertivo a vedere ste cazzate. Ancora adesso, sinceramente, mi diverto, o meglio, mi divertivo a guardare gli episodi di South Park, grazie a Netflix e ad Amazon Prime Video che li hanno caricati. Però, ammetto, non con forse lo stesso divertimento di quando ero più piccino. Forse perché da bambino certe cose sono un po' vietate, non il cartone in sé, ma quello che dicevano e facevano. Tant'è che Derek is here, credo sia 00, quindi 2000, ma non ne sono sicuro. E tra l'altro non so chi sia Derek. O è un programmatore o è un personaggio di South Park che non rimembero. Ok, non c'è più nessun nemico, ottimo. Aspetta. Madonna. Avere il V-Chip ti semplifica talmente tanto il gioco che puoi semplicemente stare con questo rumore statico per tutto il tempo e andrebbe bene uguale. Ecco fatto, ma per amor sia delle mie orecchie sia delle vostre, ogni tanto cambio arma. Portale? Portale. Ah, forse era questo, aspetta. Forse era questo il mondo pieno di scimmie. Credo, eh. Allora. Ha? Questa era una H, eh? No, ham. C'è scritto qualcosa. Anche? Ah, monkey! Eccolo qua! No, forse no. Monkey ha... Agic... Monkey Jig? Non lo so cosa c'era scritto, in ogni caso... Vai di V-Chip proprio prepotente. Bastardi? Guardale qua tutte le scimmie. Madonna, quante siete? Potrei anche uccidervi tutte con... come si chiama? Con il lanciafiamme, ma ehi, va bene anche così. Intanto facciamo un po' di backtracking a prendere tutto quanto. Siamo a 5 vite, so che voi non le vedete, ma sono qua dietro di me. E ho la curiosità
in questo momento magari di scoprire se c'è qualcosa che non ho mai trovato. Aspetta, e niente. Vabbè, passiamo oltre. Chissà, magari ci saranno segreti che non ho mai visto in questo gioco. Può essere. E niente, sono caduto. Può essere che ci siano segreti che non abbia mai sgamato, ma... ehi, questo è il mio modo di giocare. È sempre stato così e sempre continuerà ad essere così. Aspetta. Stupido. Ecco qua, scusatemi, stavo cercando di scappare dal tacchino. Era per non usare di nuovo il V-chip, come vi ho detto, perché sennò tutto il tempo, sentite. Tanto, i proiettili posso anche permettermi di abusarne, perché ne abbiamo un sacco e più avanti... Tanto, il fucile non lo userò mai. È molto probabile che userò molto... appunto, il lanciafiamme, come stavo per dirvi. E il bazooka, visto che mi sono tenuto apposta tutte quelle munizioni. Ecco fatto. È bastardo. Lo sapevo che finivamo così. Riesci a schivarli tutti. È il tacchino con l'ultra istinto. Da dove uscite? Vabbè, basta, avete rotto le balle. Ecco fatto. Risolta. Io che mi complico la vita per cosa? Per niente. Oh, mi stava per colpire. Siamo al massimo di proiettili. Ed eccolo qui. Il boss finale. E niente. Merda! No! L'ultimo colpo! Sia per me che sia per lui! You go to hell! You go to hell! You die! Dai, vieni, Garrison! You go to hell! You go to hell! You die! You go to hell! You go to hell! You die! Distru- oh! We saved him! Congratulazioni, hai finito il gioco! Kick ass! Scusatemi, mi sono fatto portare avanti dai ricordi. E niente, questo è tutto ragazzi. Questo è il gioco. Questo è stato il gioco. Lo so, probabilmente non sarà stato un video così incredibile o emozionante, ma ci tenevo a mostrarvi questo gioco perché, come vi ho detto, faceva parte della mia infanzia, diciamo. E beh... se lo conoscevate, spero di avervi portato un piccolo sorriso. Se, appunto, invece non l'avete mai scoperto questo gioco, spero di avervi fatto scoprire un bel gioco. Signori, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!